comunque la strada degli Urbini c'era comunque prima, c'è ora e anche prima il traffico, non so, forse un po' di meno invece che un po' di più, ci andava. Immagino che al termine di questa nuova due corsie i tecnici della provincia avranno installato dei rallentatori, ci saranno installato una segnaletica che permetterà di entrare nella strada degli Urbini rallentando e andando ad una velocità che consente quella strada. Se il maltempo ha prodotto o ha accentuato qualche buca in più, lo diremo ai comuni che possano intervenire il prima possibile, però è vero, possiamo fare l'opera e magari stare a aspettare qualche anno perché poi la strada che va allargata è ancora stretta, altrimenti si deteriora anche.